Poi la libera professione, partita IVA, se non lavori non guadagni. Non ho un'entrata fissa e quello che ha dato la cassa per, come indennità di maternità, con una bambina in 2 mesi sono spariti. A parlare a Simona, lei a Roma fa l'avvocato a partita IVA, 6 mesi fa ha avuto una figlia, Rachele, la incontriamo a casa di sua madre dove ogni mattina alle 8 lascia la piccola per poi dividersi fra lo studio legale per cui lavora e il tribunale dove segue per loro diverse udienze. Allo studio ero unica collaboratrice, ero unica collaboratrice per 7 anni e facevo anche tutta la parte amministrativa e di segreteria. Quindi gli accordi erano: prendiamo una ragazzetta neolaureata che quindi le insegniamo anche tutto l'aspetto della gestione di uno studio. Ora, la ragazzetta ha preso bene e costa meno e quindi stiamo cercando di capire quale sarà la mia fine là dentro. Simona oggi rischia di perdere la sua unica collaborazione. Per tutto ciò che riguarda la gestione, ormai a studio è passata a lei. Quindi abbiamo questo conflitto di posizioni, ma anche a livello fisico all'interno dello studio, perché quella che era la mia stanza, quando io non c'ero, era diventata la sua. Io non ho nulla contro la collaboratrice, lo vorrei specificare. Tuttavia probabilmente sono io che non mi merito un trattamento del genere. Non se lo aspettava Simona questo trattamento, lei che per tutti i 9 mesi di gravidanza è sempre stata presente, che 2 mesi dopo la nascita della figlia è tornata a seguire le udienze in tribunale e che ha valutato attentamente anche la decisione di fare un bambino. Tutto programmato, il libero professionista si programma anche la maternità. Secondo me non è stata vagliata molto la mia posizione nella nostra rientrata a studio. Io da qui non me ne vorrei andare, però mi vedo quasi costretta a prendere una decisione in questo senso. Perché ho lei. I minori guadagni, il mutuo, ma soprattutto l'atteggiamento dei colleghi dello studio dopo la maternità stanno portando Simona e il marito a vagliare possibili alternative. In qualche altro impiego o anche all'interno di una società dove a quel punto avrei tutte le garanzie che non ho avuto con la libera professione. Forse l'uomo riesce a fare meglio la libera professione, forse nel 2015 siamo ancora in un periodo in cui c'è una enorme differenza tra l'uomo e la donna. L'uomo riesce a fare la libera professione, la donna no.